Buonasera e benvenuti alla TG Nord. Si chiama Credito in Cassa, l'iniziativa con la quale la Regione Lombardia anticipa 1 miliardo di euro per sbloccare i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese operative con sede legale in Lombardia. L'iniziativa supportata da Fillombarda con la collaborazione di diversi soggetti istituzionali è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Soldi veri che vanno direttamente alle imprese creditrici, ha detto il governatore lombardo Roberto Maroni, di cui sentiamo uno stralcio dell'intervento insieme all'assessore all'economia, crescita e semplificazione Massimo Gravaglia. Buongiorno, abbiamo presentato oggi alle parti sociali, ai rappresentanti del mondo delle imprese, questa iniziativa che abbiamo assunto come Regione Lombardia, che abbiamo chiamato Credito in Cassa, per lo smobilizzo dei crediti che le imprese vantano nei confronti degli enti locali. È un provvedimento che è stato definito semplice, straordinario e coraggioso dai rappresentanti delle imprese, il primo vero provvedimento che affronta i debiti scaduti, semplice, concreto e flessibile. È un impegno straordinario di Regione Lombardia perché mette a disposizione 1 miliardo di euro per lo smobilizzo dei crediti scaduti, per rispondere concretamente al bisogno di liquidità delle imprese e sbloccare gli investimenti degli enti locali sul territorio. 1 miliardo di risorse messe a disposizione da subito con procedure estremamente semplici. Si rivolge a tutte le imprese lombarde, comprese le piccole, le micro, le piccole imprese, appartenenti a tutti i settori che vantano crediti scaduti nei confronti degli enti locali. Si rivolge anche, ed è un beneficio anche per i comuni, dei nomi di comuni e le province che hanno scadenze di pagamento più diluite e riescono così ad avviare nuovi investimenti sul territorio. Qui è spiegato come funziona, poi lascerò la parola all'assessore Garavaglia perché illustri il meccanismo, che è estremamente semplice, di finanziamento. C'è un ruolo importante naturalmente di Fillombarda, la finanziaria regionale, che gestisce questa misura facendo alcune operazioni che hanno la caratteristica appunto della semplicità e della rapidità. Questi sono gli impegni finanziari che Regione Lombardia e Fillombarda hanno preso. 19 milioni di euro sono resi disponibili da Regione Lombardia per ridurre gli oneri finanziari delle imprese connesse alla cessione del credito e garantire il pagamento da parte degli enti locali. E 50 milioni in un fondo di garanzia che Fillombarda mette a disposizione per garantire appunto il credito. I crediti cedibili sono tutti quelli scaduti o che saranno scaduti nell'arco temporale di 5 anni, 2013-2018, e questa è una delle differenze importanti rispetto al provvedimento che ha preso il governo di Roma, che non funziona, mentre questo funziona. Saranno certificati dagli enti locali, ma con una procedura estremamente semplice: basta che gli enti locali ci mettano il timbrino, ok, la fattura è una fattura vera, riconosciuta dal comune, senza bisogno di altre procedure certificative, se non il riconoscimento che la fattura presentata dall'impresa è quella effettivamente nei libri contabili del comune. Si rivolge appunto, come ho detto, anche alle microimprese, infatti parliamo di un importo minimo di 10.000 euro e di un importo massimo di 1.300.000 per province e comuni capoluogo di provincia, che può arrivare a 1.500.000 o 750.000 euro per gli altri comuni e unioni di comuni. Questo è un confronto interessante tra la nostra misura e quella nazionale, il decreto legge 35 del 2013. Chi riceve il denaro? Secondo il governo la pubblica amministrazione, gli enti locali, che poi devono mettere in atto tutta una serie di procedure per pagare
le aziende. La nostra misura prevede invece che le risorse vadano direttamente alle imprese creditrici. Un rapporto diretto tra Finlombarda, tra le società che fanno, che scontano le fatture e le imprese. Come si paga? Secondo la misura del governo, allentando il patto di stabilità, e noi invece abbiamo previsto un pagamento diretto alle imprese lombarde, alle imprese del territorio lombardo. Per quali debiti serve? Secondo la misura del governo, solo i debiti di investimenti scaduti al 31 dicembre 2012. Per noi invece sono tutti i debiti, non solo quelli per investimenti che sono scaduti o che scadranno da qui al 2018. Questa misura sarà estesa, pensiamo di estenderla in un'ottica macro regionale anche alle altre regioni, è una misura pilota quella della regione Lombardia, è una misura shock, sia per l'importo sia per la semplicità e la della procedura del meccanismo, e penso che possa essere un punto di riferimento straordinariamente importante e innovativo anche per tutte le altre regioni. L'importo, come ho detto, è di 1 miliardo, faremo un monitoraggio nelle prossimi mesi per valutare l'efficacia delle nostre procedure. L'importo del 1 miliardo rappresenta un quarto circa del debiti che la pubblica amministrazione e che i comuni hanno nei confronti delle imprese, e siamo pronti, abbiamo le risorse per portare questo 1 miliardo rapidamente fino a 2,5 miliardi. Un intervento, quindi, una boccata d'ossigeno importante per le imprese, che ha ricevuto, ma poi saranno loro a esprimere commenti, il plauso incondizionato questa mattina. Sono molto soddisfatto. Voglio ringraziare tutti gli assessori qui presenti che lavorano da 2 mesi a questa iniziativa, e Finlombarda, che ha messo a disposizione le sue capacità organizzative e le sue conoscenze naturalmente per arrivare a questa misura. Mi è piaciuto molto il commento di uno dei rappresentanti del mondo delle imprese che ha detto: noi non avremmo saputo fare meglio. Quindi siamo riusciti a interpretare, io credo, esattamente il desiderio, la necessità del mondo delle imprese, e questo dialogo costante e continuo è il modo più efficace per risolvere i problemi. Io non pretendo come governatore di avere in mano tutte le soluzioni, non pretendo di conoscere i meccanismi che regolano il mondo delle imprese o i rapporti tra imprese e enti locali, li conosco certamente, ma credo che il modo migliore per affrontare e risolvere i problemi sia quello che la strada che abbiamo seguito noi: il confronto, la definizione di misure concordate, semplici, concrete ed efficaci. Massimo Garavaglia. Sì, ecco, per appunto misure molto semplici. Come funziona questa procedura? Funziona banalmente così: le aziende che hanno un credito verso enti locali lombardi e quindi hanno una fattura da incassare, la portano a Finlombarda, la portano a Regione Lombardia, e Regione Lombardia anticipa il pagamento, tutto qua, lo anticipa pro soluto, quindi per l'azienda la questione è chiusa e può iniziare a fare altro, e questa è la cosa fondamentale. Altro tema fondamentale, appunto, libera gli enti locali, dando parecchio fiato anche agli enti locali, dando tempo poi per poter pagare, ripagare quindi alla regione che ha anticipato. Il 70% di questo 1 miliardo è rivolto ai comuni, il 30% alle province. Regione Lombardia interviene anche sul costo dell'operazione abbattendo i tassi dello 0,75, di modo che il tasso è oggettivamente molto molto, molto, molto basso. Interviene anche come garanzia. Regione Lombardia garantisce l'80%, quindi in questo modo si ottiene appunto questo tasso decisamente basso. Dicevamo della semplicità dell'operazione, e quindi l'unica incombenza in capo agli enti locali è certificare per l'appunto che la fattura esiste, e questa è la cosa più semplice del mondo. Abbiamo introdotto anche
Abbiamo introdotto anche due cose interessanti. Da un lato, su suggerimento dell'assessore Cavallo e anche di Melazzini, il livello è molto basso, quindi si possono scontare anche fatture di 10.000 euro e questo vuol dire coinvolgere tutte le nostre tante piccole e medie imprese, perché se si faceva un'operazione con importi più elevati veniva tagliato fuori un modo importantissimo. È stato poi anche introdotto un meccanismo sperimentale che vogliamo monitorare con la massima attenzione, che riguarda la filiera, un effetto leva al contrario, per cui il plafond si eleva, si possono scontare importi più elevati se l'azienda garantisce di pagare i fornitori. In questo modo, banalizzando il concetto, se tu anticipi un milione e l'azienda paga i fornitori, quel milione vale due. Questa è una cosa molto importante a cui teniamo particolarmente, cercheremo di monitorare perché se funziona bene affineremo ulteriormente il meccanismo.